Ciao ragazze, bentornate e benvenute in questo video. Oggi mi vedete in una location un po' diversa. Perché? Perché sono nel mio bagno, perché voglio farvi vedere la mia skincare routine mattutina, ma è una skincare routine un po' antistress e antistanchezza, un po' rivitalizzante. Perché in questo periodo sono veramente stressata, perché sto facendo diverse cose che poi vedrete in futuro su Instagram. È un periodo molto stressante, non dormo tanto e ovviamente, come vedete, la mia pelle in generale ne risente. E quindi proprio a pennello, fagiolo, è caduto questo, mi è arrivato questo kit di prodotti per la skincare routine, quindi per la routine quotidiana, proprio antiossidante, antistanchezza. E lo sto provando già da un po' di tempo, mi sto trovando bene, quindi vi faccio vedere questi prodotti e come li uso per questo periodo in cui la mia pelle ha bisogno un po' di rigenerarsi e rivitalizzarsi, soprattutto la mattina appena sveglia dopo le poche ore di sonno. Come prima cosa, ok, leggo i capelli, scusate se l'audio non sarà il massimo, però siamo proprio in un'altra location. A questo punto la prima cosa che faccio è detergere la pelle. Quindi la prima cosa da fare la mattina appena vi svegliate è assolutamente comunque pulire la pelle. Io per pulire la pelle uso questa acqua micellare qui, che è alla mela verde ed ha un profumo fantastico, come poi vedrete per tutta la linea, che ha dei profumi proprio fruttati, ma proprio mi aiuta non sia a livello proprio fisico, estetico, a livello di pelle, ma proprio anche a livello psicologico, a contrastare un po' lo stress. E quindi uso quest'acqua micellare con un dischetto di cotone, ne metto un po', ha un profumo di mela verde, ma proprio intenso, e inizio a pulire un po' la pelle. Insisto giusto su tutte le zone del viso, non tanto sugli occhi perché toglie bene il trucco, visto, però sugli occhi un po', a me che gli occhi sensibili brucia, quindi la uso anche la sera per togliere il trucco, però per gli occhi continuo a prediligere questa della bioderma. Questa invece la uso proprio per il viso e sento già subito un effetto rinfrescante. Ah, non vi ho detto ovviamente la marca, è della Freshly Cosmetics, che è un marchio costituito da ingredienti naturali e non testato sugli animali, e anche vegano. E in particolare questo kit che sto usando io, i prodotti, è proprio una box si chiama Antiox, è proprio una box antiossidante. E inoltre tutti i loro prodotti sono senza siliconi e paraffine, perché loro sostengono che comunque questi prodotti, queste sostanze, vadano ad comunque danneggiare la pelle. Per esempio l'acqua micellare, che è questa che ho appena usato, ha come primo ingrediente l'aloe, e poi l'acqua di mela verde, che ha un effetto rigenerante, detox, biostimolante, e poi ci sono un sacco di altre sostanze naturali che però vabbè, non vi sto qui a dire tutto, che riducono l'infiammazione e i rossori della pelle. Poi il passo successivo consiste nel in qualche modo riequilibrare il pH della pelle. Uso un tonico, che anche questo è un profumo spaziale perché è a lime, e si può spruzzare così. Oddio, ragazzi, voi non potete capire. Sai, mi viene in mente quando andavo in piscina d'estate, prendevo il calippo al limone, perché ha lo stesso profumo, o anche di granita. L'ho mangiato, ma di limone, pure il gusto, vabbè, lasciamo stare. Comunque, o lo spruzzate così, oppure loro consigliano di metterlo su un dischetto di cotone, solo che a me piace proprio spruzzarlo, e tapponarlo nelle zone che hanno più bisogno. Il lime elimina le impurità della pelle, e poi è presente anche l'estratto di camomilla, che va in questo caso a ridurre i rossori, insomma un po' calmare la pelle e dare quell'effetto proprio antistress. Questo prodotto è molto indicato soprattutto se avete una pelle che va sul grasso come la mia, in quanto regola il sebo, quindi la produzione di sebo, chiude i pori e controlla proprio la secrezione sebacea. Poi, finita la fase di pulizia, vado con il siero.
A me dispiace seriamente che tramite la telecamera non si possano sentire gli odori, i profumi, perché questi prodotti hanno un profumo buonissimo, cioè proprio estate, freschezza. Vi faccio vedere solo il colore. Guardate, arancione. Fantastico. E questo è per noi ormai vecchiette dai 25 anni in su. In realtà si dovrebbe iniziare anche un po' prima, secondo la mia prof di cosmetologia di quando andavo all'ICM. In quanto previene i segni dell'età causati dai radicali liberi. E questo siero contiene una concentrazione di sostanze antiossidanti. Si mettono giusto 3-5 gocce sul viso, io lo metto direttamente così. Ne metto veramente due, perché comunque poi. Qua c'è scritto 3-5, ma per me è una cavolata perché veramente ne bastano pochissime. E ha profumo, secondo me ha profumo al mango. Ha un profumo di mango. Comunque fruttato, fantastico pure questo. E io già qui, oddio, mi sento già bene praticamente. A questo punto, siccome vi voglio far vedere tutto il trattamento completo, già che ci siamo, vado anche con la crema idratante che riduce i rossori e proprio lo stress del viso e i segni dello stress. E, però qui c'è un appunto da fare. Freshly consiglia, fa la distinzione per quanto riguarda l'uso di questi prodotti in base al tipo di pelle. Per la mia pelle, per esempio, che è grassa, loro consigliano di usare, per esempio, la sera solo il siero e la mattina solo la crema idratante. Quindi, invece, poi per la pelle secca, magari si usa insieme, comunque poi loro forniscono tutte le istruzioni. Però in questo caso voglio mostrarvi tutte e due. È una crema idratante, guardate che bello solo il pack. Anche questa è. Oddio, che profumo! Anche questa è sul pesca, color pesca. Ne metto un pochino e la metto sul viso. Devo dire che con questa skincare mi trovo bene perché comunque da un po' di giorni che la uso. La mattina sento proprio la pelle fresca, già solo appena la metto rivitalizzata, però allo stesso tempo non mi ha fatto a spuntare imperfezioni varie, quindi sono proprio contenta di questo. Descrivono questi prodotti come non comedogeni, cioè non fanno spuntare i brufoli, non occludono i pori, ed è proprio vero, perché come vedete, a parte questo brufoletto che mi è venuto qui, però perché me lo sono toccato, cioè ho la pelle comunque bella, senza alcun brufolo, ed è un bel po' che comunque uso questa skincare routine, quindi sono veramente contenta. Per me questi prodotti sono promossi, tanto che ho deciso di farli entrare all'interno della mia skincare routine quotidiana e soprattutto in questo periodo in cui ho bisogno proprio di rivitalizzarmi. Infatti, non so se si vede, comunque la pelle che prima appariva spenta adesso appare proprio più luminosa. E devo ammettere che in realtà anche solo sentire i profumi e vedere i colori di prima mattina dà proprio un'altra botta all'umore. E niente, questa è la mia skincare routine di questo periodo. Vi lascio nell'info box il link del loro sito se volete andare a dare un'occhiata. Non penso che vendano nei negozi, è un peccato perché, almeno in Italia, perché hanno dei profumi e delle consistenze proprio buone, che bisogna proprio testarli, secondo me, per innamorarsene. E la cosa bella è che comunque è un prodotto naturale, però che allo stesso tempo funziona. Io non sempre mi trovo bene con le cose naturali, invece questo proprio mi sta piacendo veramente tanto. E niente, ragazzi, spero che vi sia stato utile il video e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!